Dalla chiesa di San Francesco di Gubbio è partito il tir messo a disposizione dall'azienda Eugubina LC3 con i beni di prima necessità raccolti negli scorsi giorni in favore della popolazione ucraina. Un'incredibile storia di solidarietà che aveva preso il via con l'appello lanciato dalla signora Caterina Corzun e dalla piccola taverna messa a disposizione dalla famiglia dove la signora presta servizio. Dalle mura domestiche poi la raccolta è uscita, si è allargata grazie al contributo di tanti associazioni, volontari, diocesi Eugubina, comuni limitrofi a cui Caterina commossa ha rivolto il più sincero ringraziamento. Siamo testimoni di un piccolo miracolo che è appena accaduto. Abbiamo appena finito di caricare un tir pieno di beni di prima necessità destinati al confine ucraino con la Polonia. E a muovere tutto circa 10 giorni fa è stata Caterina, che è originaria proprio di una cittadina al confine ucraino con la Polonia, e lei ci ha messo in contatto con diverse persone che hanno già ricevuto 10 giorni fa un primo carico molto semplice e familiare. Siamo partiti con dei pulmini, ma oggi siamo riusciti a caricare un tir grazie a quello che Caterina ha messo in moto in questi giorni. Sì, messo molto, è cominciato tutto da piccola cantina, da mio richiamo, e mi risposti tutti, mi risposti tutto Gubbio, mi risposti intorno di Gubbio, mi risposti parrocchie, tutte gente, per prima che per raccogliere, invece dopo per caricare, perché noi è cominciato da piccolo pulmino, invece noi è finiti da un grande tir, che oggi è caricato, anche per caricare non è stato problema. Venuti tutti, anche di più, e noi caricato un tir grandissimo e partito il tir da oggi. Bellissimo che qui insieme a noi stamattina c'erano i rappresentanti delle parrocchie, i rappresentanti della Caritas, tantissime realtà, anche la realtà di Semonte che si è messa a disposizione. Davvero testimoni di un miracolo che parte dalla solidarietà. È vero che c'è una guerra in atto, ma è anche vero che in tante parti del mondo c'è un sostegno e c'è una macchina di pace che è partita. Solidarietà incredibile. E per quello voglio ringraziare, voglio abbracciare tutti che mi risposto. Scaricano, adesso scaricano sul Helm, portano a Helm, a Polonia, però di là subito c'è da già pronti pulmini che vengono da città dove abito io, a città Novovolinsk, e prendono carico e portano c'è a parrocchia di chiesa, Michailivska chiesa. E dopo il parroco organizza, anche comuni organizzano e portano a Kharkov, Kiev, portano proprio a fronte dove c'è bisogno. E i ringraziamenti per Gubbio sono arrivati anche dall'Ucraina con la lettera del parroco Mikhail Nizelsky. Nella missiva la Chiesa, commossa per il supporto ricevuto e l'umanità dimostrata dagli Eugubini, informa che i beni raccolti sono già arrivati alla popolazione. La lettera si chiude con una preghiera di pace e di salute per il mondo.